Salve a tutti, io volevo parlarvi di un film in particolare, perché sono accadute alcune cose a me e ad alcuni che conosco e perciò volevo fare questa recensione. Ma prima di recensire questo film, forse è meglio che ne parli un po' dell'autore. Il film che avevo scelto era questo. Charlie, anche i cani vanno in paradiso. In una top, non mi ricordo dei tempi che furono, l'avevo considerato come quello che è la fine del periodo d'oro e l'inizio del declino di Don Blatt. Ed è per questa ragione che bisogna analizzare bene chi è Don Blatt. Don Blatt era un animatore della Disney, ha animato tanti film, questo, sì, pure quel delirio di Bianca e Bernie l'ha animato lui. Ha fatto qualche cortometraggio, ma un po' notando che la fantasia che c'era ai tempi d'oro della Disney, perché lui lavorava per la Disney, non c'era più, e perché aveva capito che non avrebbero mai affidato un progetto filmico come regista, decise di andarsene via lui e altri animatori e fondare un proprio studio di animazione. E questo significava tanto per l'epoca, significava mettersi contro la Disney, l'unica che poteva fare film d'animazione. Difatti, altri film d'animazione che conosciamo noi oggi all'epoca erano pressoché sconosciuti. Lui, con tutta la buona volontà, fonda questa casa di produzione e fa il primo film, ovverosia Bisbee e il segreto del Nim, tratto da un libro che probabilmente la Disney aveva anche ben scartato perché trattava temi non adatti per un pubblico infantile, almeno così credeva. Allora, la trama in breve sarebbe che c'è questa topina che deve salvare i suoi piccoli, non può spostarsi di casa, allora chiede aiuto al grande gufo, e il grande gufo gli dice: dovreste chiedere aiuto ai topi del Nim. Chi sono questi topi del Nim? Sono dei topi strani. E alla fine si scopre che questi topi strani in realtà sono topi mutanti, che hanno subito degli esperimenti genetici e sono diventati intelligentissimi. E il resto non sto qui a raccontarvelo. Ma è il come l'ha voluto fare, perché ha utilizzato un'animazione che era pressoché grottesca, cioè personaggi che non apparivano belli come aspetto, come al solito fare con i cartoni animati della Disney. Personaggi che più che parlare, sparlavano a manetta. E un'altra cosa che introdusse questo film era il fatto di non avere canzoni. La Disney, eccetto Town, la pentola magica, non aveva sempre fatto film con canzoni. Questo film non voleva che contenesse canzoni. La vita non è un cartone animato in cui canti una canzoncina e i tuoi futili sogni per magia diventano realtà. Il film non ebbe un grande successo. Ma se vogliamo considerarlo per una piccola casa di produzione, come successo modesto, sì, è stato un successo modesto. Il successo vero e proprio avvenne più tardi. Nel frattempo, Don Blatt si dedicò ai videogames, Dragon Lions, eccetera, eccetera, e incontrò Steven Spielberg che gli propose di fare un film. E a questo punto dovette cedere al fatto di mettere alcune canzoni. Fiebre sbarca in America, una storia americana di migranti, però dal punto di vista di topi, ossia ci sono questi topi russi che vogliono andare in America perché non ci sono gatti in America. ma scoprono la cruda verità, ovverosia che in America non vai lì e ti danno subito il lavoro, tutto. In America ci sono i gatti. E per di più perdono il figlio e inizia questa sorta di odissea. C'è Fievel che è il protagonista, sto topino che passa le sue avventure peggio di Oliver Twist. E vabbè, tutto finisce bene, però tutto fatto con la maniera grottesca che aveva Don Blatt. Il prossimo film fu Alla ricerca della Valle Incantata. Anche questo qui, un delirio. Questo è un lascia da parte più o meno quella che è la comicità e inizia a usare un po' il pathos. La storia di questo gruppo di dinosauri, capeggiata da Piedino, questo dinosauro, il collo lungo,
Ecco, che ha perso la madre, che gli dice con le sue ultime forze: vai dai nonni. Dove dai nonni? Là, nella valle incantata, lì dove tutti sono felici, tutti ballano, tutti, ok. E perciò inizia questa specie di odissea per andare nella valle incantata, e nel frattempo c'è questo T-Rex che vuole mangiare tutti i cuccioli. Ma alla fine tutto finisce bene. E poi arriviamo a questo film, Charlie e anche i cani vanno in paradiso, che è considerato come la fine del periodo d'oro e l'inizio del declino di Don Bluth. Questo perché? Perché fa un grosso uso del grottesco. Ci sono alcuni buchi di trama, ci sono tante cose, ma stranamente questo film, nonostante tutto, la gente se lo ricorda ed è diventato un cult. Per questo non posso definirlo che è quello che ha decretato la fine o quello che ha decretato l'inizio. No, fine e inizio sembrano collimare. Se vogliamo dire il primissimo film che non ha azzeccato Don Bluth è della Banda del Sole Luminoso. Questo fu un fiasco totale. Si era già messo in coregia con Gary Oldman e Dan Coster, che aveva fatto anche Cani vanno in paradiso, però questo è un delirio completo. Il primo film che è a tecnica mista di Don Bluth, non so se ne ha fatti altre tecniche, no, non credo che ne ha fatti altre tecniche mista, però anche qui ci sono troppi buchi di trama, troppi personaggi strani. Troppi personaggi che più che parlare sparlano a manetta. Anche Tombellina, Pollicina, qui per lo più nell'edizione italiana si salva col doppiaggio e con le canzoni, ma anche qui ci sono tante cose che non funzionano. Forse è meglio dell'Eddie e la Banda del Sole Luminoso, però c'ha tre antagonisti che non si incontrano mai. Molte sottotrame, cioè troppo lungo, troppo, troppo. Ci sono anche cose che molto grottesche. Le avventure di Stanley, anche questo è un film che che se non si regge in piedi. No? Ubi all'inseguimento della pietra verde. Probabilmente l'adattamento italiano si salva, ma anche qui buchi di trama, canzoni messe lì un po' a casaccio, che non memorabili. E poi si arriva ad Anastasia, che risolleva un po' questo declino. La storia è ben fatta, ben fatta dal punto di vista di sceneggiatura, non ci sono troppi buchi di trama. C'è un cattivo che agisce come la strega di Oz. L'unica cosa che fa storcere il naso, ma lo capiscono più i grandi che i piccini, ma questo qui vorrebbe essere indirizzato a tutti, è il fatto che la rivoluzione russa non è cominciata perché Rasputin ha gettato un incantesimo, ha fatto il patto con il diavolo, no. E soprattutto i zar russi non erano ben voluti, non erano così come sono rappresentati, erano veramente dei stro. Avete capito che cosa? Dal punto di vista storico, no, no, non funziona. No, non funziona. Che poi dopo è vero che si dice che ci sia stata Anastasia, tutto questo qui lo dicono, chi può dirlo, ma per il resto. Ti stai mettendo contro la storia. È troppo stravolto. Arriva Titan AE. L'ho visto, non mi è piaciuto, ma ci sono troppi buchi di trama, ci sono cattivi che buoni che in realtà sono cattivi, cattivi, buoni, buoni, cattivi. Troppe cose, una cosa troppo macchinosa, e tutti si aspettano il bacio finale che non avverrà mai. Spoiler, purtroppo non avverrà mai. Dopo di questo, il 2000 non ha più fatto film. Doveva esserci un film su Dragon Slayer, ma non si è fatto. Dopo aver fatto tutto questo sproloquio, nel prossimo video parleremo di questo film. Signori, questo è tutto, per tutto il resto, ci vediamo alla prossima.